Mai come oggi, in un periodo storico di depressione materiale, filosofica, spirituale, è necessario saper accettare e vincere la sfida del cambiamento. Questo è il monito di Alberto Lori, 14 anni di esperienza radio-televisiva, soprattutto in Rai. Attraverso il libro intitolato Effetto Quantum, come dare una svolta positiva alla propria vita, presentato stasera in quel di Giovi presso la sede dell'Associazione Culturale Salute e Benessere. Questo libro avrebbe, come dire, potrebbe essere definito il libretto di istruzione del nostro cervello. E dipende tutto da noi, perché purtroppo il nostro cervello, che è il centro di comando del nostro corpo, ha dei condizionamenti. Per forza di cose vive come un recluso in una scatola e ha bisogno, per sapere quello che c'è fuori del nostro cervello, dei sensori. Quindi si costruisce realmente una simulazione virtuale di tutto ciò che è intorno a lui. Si costruisce quello che si definisce un modello di mentalità, di mente. Come nasce questo modello? Sì, d'accordo, noi abbiamo anche un DNA, no? Partiamo con un DNA, non è che partiamo, la nostra mente parte con una tabula rasa. Parte con delle istruzioni già di base, un bambino sa perfettamente come poppare, nessuno glielo ha mai insegnato, quindi evidentemente dal punto di vista genetico già sa quello che deve fare.
poi comincia ad avere altre istruzioni, comincia ad avere altre, come dire, altre informazioni. Questo è l'aspetto importante. Ma quali sono queste informazioni che ci vengono trasmesse? Beh, per esempio, sono 5 le variabili che creano un modello. Le persone che abbiamo incontrato. E per persone io intendo i nostri genitori, i nostri insegnanti, i nostri parenti. Cioè ci hanno trasmesso determinate credenze che diventano a far parte, vanno a far parte della nostra identità. Queste credenze possono essere anche sbagliate, oltretutto, no? Poi, pensi ai luoghi, perché se lei invece di essere nato, non so, a Salerno, non so, fosse nato a Canicattì o fosse nato ad Accra, lei sarebbe una persona completamente diversa e lo sarebbero qualunque nostro telespettatore in questo momento, no? Poi, un altro aspetto sono le cose che abbiamo fatto, gli eventi che ci sono capitati, i tempi in cui sono avvenute tutte queste cose. Qui invece di essere nel XXI secolo, noi fossimo nel 1800, già la nostra mentalità sarebbe completamente differente, quindi il nostro modello sarebbe differente. Ma vuole sapere una bella notizia? Ciascuno di noi ha un modello, non è il modello, perché la nostra potenzialità è assolutamente infinita. Ecco perché, proprio grazie alla nostra potenzialità, noi siamo in grado di crearci il nostro destino, il nostro futuro. Perché se noi viviamo nell'ambito del nostro modello, noi che cosa facciamo? Il nostro modello è esattamente la registrazione del nostro passato. Quindi viviamo nel passato e il nostro futuro non è altro che una prosecuzione del passato. Vogliamo finire di tagliare questa spirale perversa? Quando siamo in una fase di protezione perché ci dicono che questo è un periodo di crisi, che cosa facciamo? Sopravviviamo soltanto, non cresciamo, non evolviamo, non progrediamo. Perché il problema è questo, o sopravviviamo o cresciamo, non possiamo fare entrambe le cose.